Libre TV oggi a Campidoglio, 6 gennaio 2016, in compagnia di Maria Laura Turco. Maria Laura, che cosa ha portato oggi la Befana ai romani? Allora, oggi una bella sorpresa, perché sul sito del Comune di Roma è finalmente comparsa la pubblicazione dei dati che riguardano le concessioni demaniali marittime, le planimetrie, tutti gli allegati che noi abbiamo richiesto. Allora, questa cosa scaturisce da questo. Abbiamo raccolto a Ostia le firme di 230 cittadini che chiedevano la pubblicazione sul sito del Comune delle planimetrie allegate alle concessioni, delle concessioni, dei dati riguardanti il pagamento degli oneri concessori, dell'imposta regionale e altri dati che occorrono alle persone per verificare, ad esempio, se sulle spiagge di Ostia ciò che è costruito corrisponde effettivamente alle planimetrie, se ci sono delle opere abusive, quanto pagano questi concessionari, insomma, vari elementi. Siccome questa cosa era oltretutto prevista nella legge regionale di quest'estate, del 26 giugno, la legge regionale del Lazio numero 8 del 2015, l'articolo 5 prevedeva espressamente che il Comune dovesse pubblicare sul sito questi dati, e c'era anche una sanzione, cioè l'articolo 5 diceva: in caso di mancata ottemperanza alla pubblicazione di questi dati, il Comune che appunto non ottempera non potrà usufruire delle agevolazioni finanziarie della Regione. E quindi, diciamo, si prospettava anche la possibilità di un danno per i cittadini, perché non usufruendo di queste agevolazioni finanziarie praticamente avrebbero pagato maggiori tasse. Per questo motivo raccolte queste firme le abbiamo inviate via PEC al Comune di Roma, ma nessuna risposta è arrivata, per cui il 24 di dicembre come augurio di Natale abbiamo mandato al Comune, sempre via PEC, una diffida con la quale si invitava e diffidava alla pubblicazione di questi dati, e si prospettava altrimenti la possibilità di predisporre un ricorso per danno erariale, proprio per il mancato usufruire da parte dei cittadini di questi contributi finanziari che la Regione poi non avrebbe destinato al Comune in quanto inottemperante a quell'obbligo. Ecco, voi non lo potete vedere, ma Maria Laura è atterrata con la scopa. Qua ci sta una festa, potete sentire anche la musica appositamente per questo evento importante per la cittadinanza e anche per la legalità. Sì, grazie per la scopa. Grazie a voi, sempre su Libre TV. Ci siamo spostati nello studio dell'avvocato Maria Laura Turco. E perché? Perché noi siamo precisi in qualche modo, vogliamo dare ulteriori informazioni su altre cose che ci sono in ballo e ovviamente sempre rincorrendo la legalità e ovviamente facendo un servizio, speriamo, alla collettività e alla cittadinanza, relativamente sempre a Ostia, al mare e all'accessibilità. Abbiamo le carte, nello studio dell'avvocato ci sono le carte. Ecco, adesso Maria Laura ci presenterà queste carte e ci dirà bene quali sono le prossime tappe di questa marcia di avvicinamento alla legalità. Allora, questo è il documento col quale mostriamo la PEC che ho inviato il 23 dicembre al Comune di Roma, col quale appunto la diffida a provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dalla legge regionale 8/2015. Voglio dire che questa legge regionale è stata un po' sfortunata, perché è rimasta inadempiuta praticamente in ogni sua parte. La legge regionale è quella che è stata pubblicizzata come la legge che finalmente concedeva le spiagge pubbliche ai cittadini al 50% con quelle in concessione. In realtà niente di tutti gli strumenti previsti per arrivare a questo obiettivo sono stati finora posti in essere. In particolare, la legge prevedeva che entro 60 giorni la giunta regionale dovesse adeguare la legge regionale 11 del 2009, nei successivi 30 giorni dovesse adottare un PUAR, che sarebbe il piano utilizzo arenili regionale, e nei successivi 180 giorni dall'adozione del PUAR i PUA comunali, che sono i piani di utilizzo arenili comunali. Praticamente lo strumento di attuazione è dire praticamente dov'è che andavano collocate le spiagge libere, individuare i siti in cui effettivamente non ci sarebbe più stato uno stabilimento a pagamento, ma la possibilità del cittadino di andare ad usufruire della spiaggia libera.
Tutto questo non è avvenuto, ho inviato una diffida alla Regione Lazio tramite PEC sottoscritta da 230 cittadini. Voglio precisare che quella del Comune, prima abbiamo detto 230, invece sono 130, 230 sono queste altre le firme che i cittadini hanno inviato per chiedere quindi la effettiva applicazione di questa legge regionale e l'adozione del PUAR e poi dei PUA comunali. La Regione a tutt'oggi non ha provveduto e questo qui lascia supporre che anche quest'anno avremo una stagione balneare illegale perché non ci siamo con i termini, appunto i 180 giorni e finiremmo sicuramente ad ottobre. Vediamo la prossima.